Il Fondo Sociale Europeo è uno dei più importanti strumenti finanziari dell'Unione Europea a sostegno della strategia per l'occupazione. Previsto dal Trattato di Roma e operativo dal 1962, l'attuale fase del Fondo Sociale Europeo copre l'arco temporale 2007-2013 ed ha come linee di intervento quattro assi portanti: adattabilità, occupabilità, inclusione sociale e capitale umano. La situazione indubbiamente continua a non essere, diciamo, felice, perché la crisi, lo sappiamo tutti, c'è ancora. Il programma anticrisi terminerà il 31 dicembre di quest'anno. Comunque, diciamo, la Liguria è stata, tra virgolette, un'isola felice, perché la crisi l'ha vissuta nel 2010, ha iniziato a vivere nel 2010, per cui le risorse che aveva inizialmente previsto di destinare alle politiche attive e passive del lavoro sono state sovrastimate, tant'è che di recente hanno cercato di rispalmare queste risorse. E il rapporto, appunto, è stato a macchia di leopardo un po' in tutta Italia, anche perché abbiamo zone più industrializzate e zone meno industrializzate. Tutti ci auguriamo che questo periodo passi quanto prima e che non si debba ricorrere più a misure straordinarie, perché questa è stata indubbiamente una misura straordinaria, ma necessaria, che ha voluto fortemente il governo italiano, il Ministero del Lavoro italiano. Il Fondo Sociale Europeo è uno dei fondi comunitari e in particolare si occupa di favorire l'occupazione attraverso una serie di misure e viene attuato come una serie di fondi comunitari attraverso dei programmi operativi gestiti a livello nazionale o regionale. Nel caso dell'Italia, il Fondo Sociale Europeo nel periodo 2007-2013 interviene attraverso 24 programmi operativi. Quindi 21 programmi operativi per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano e 3 programmi che coprono più regioni. E per quanto riguarda la Liguria, l'intervento è sicuramente rilevante, il programma operativo è attuato e avanza secondo quelle che sono le disponibilità annuali, e non si registrano particolari problemi. Copre diverse aree di intervento, dall'occupazione giovanile all'adattabilità dei lavoratori già impiegati all'inclusione sociale delle fasce svantaggiate. Siamo a buon punto sotto la tempistica dei soldi impegnati e spesi e quindi abbiamo avuto il plauso dell'Unione Europea. Abbiamo 400 milioni da spendere dal 2007 al 2013, ci sarà una coda fino al 2015. Con buoni risultati sotto diversi profili, l'inserimento nel mercato del lavoro, lo sviluppo della ricerca, mettendo insieme aziende e università e centri di ricerca. Abbiamo col Fondo Sociale Europeo un aiuto sostanziale, economico-finanziario per sostenere la formazione professionale. Senza questi soldi, senza questa cornice metodologica europea, la Regione non potrebbe fare tutte queste attività. Il Fondo Sociale Europeo è una metodologia di ricerca, la valutazione dei bisogni formativi, la necessità del mercato del lavoro sulle competenze, sviluppare la prima materia prima che il nostro paese, la nostra regione ha, che è quella delle persone, il capitale umano.